Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi giocheremo a Pulisci l'antica statua, il livello in cui dovremo appunto pulire un'antica statua. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ciao, Guru dell'Acqua. Mi piace il nome Guru dell'Acqua. Lavoro con il tuo amico Harper per la Società Mondiale di Archeologia e abbiamo un disperato bisogno del tuo aiuto. La recente attività sismica, unita alla peggiore tempesta che si ricordi, ha portato alla luce la statua più straordinaria che io abbia mai visto. Non abbiamo idea di chi l'abbia scolpita, né a quanto risalga, a quando risalga, ma speriamo che con il tuo aiuto queste domande possano ricevere una risposta. Grazie mille, Sonia. Bene, andiamo a giocare e faremo anche l'obiettivo che c'è in questo livello, che è quello di ribaltare almeno 4 secchi. Allora, quello credo che conti come un secchio, tanto la statua è là. Per ribaltarlo non possiamo prenderlo, quindi immagino che dobbiamo colpirlo. Così, ecco fatto. Vai, ribaltato. Andiamo a cercare gli altri. Immagino possono essere sotto i gazebo. Vediamo, eh. Qua ce n'è uno. Che però non si ribalta. No, questo è fisso. Ok, qui invece, ah, eccolo lì, un altro, è andato. Quella è la statua che dovremmo pulire. Nel frattempo noi possiamo salire di qui. Là c'è un secchiello, piccolino. Allora andiamo a prenderlo. Qui, nope, c'è un pennello però. Qui ci sono dei secchielli, vediamo un po', eh. No. Qua sì. No, ribaltati per fuori, non incastrarti in quel modo. Posso fare il giro? No, mi sa che l'ho incastrato questo. Niente, mi sa che questo l'ho proprio incastrato. Andiamo se conta come obiettivo. Non ce ne sono altri, vero? Non ne posso ribaltare altri. Forse qui. Nope. Adesso me lo conta ribaltando anche quello sopra. Ok, sì, l'ho contato. Perfetto. Bene, allora ora possiamo iniziare a pulire la statua. Io vi ricordo che durante il video resterò abbastanza zitto per lasciarvi godere appieno del rumore ASMR dell'idropulitrice e dello sporco che se ne va. Iniziamo. Ciao Guru dell'Acqua. Grazie per aver fatto tutta questa strada. È bello collaborare di nuovo. Ma il piacere è tutto mio, Harper. Ti rendi conto dell'importanza di questa statua? Avrà almeno 8.000 anni ed è rivolta direttamente verso il monte Rushless, come se lo stesse tenendo d'occhio.
Evidentemente la civiltà che l'ha scolpita già disponeva di una mitologia ben sviluppata. Guarda le spine neurali palmate lungo la schiena. Forse era una specie di divinità rettiliana?
Ovviamente potrebbe avere un carattere simbolico. Del resto, gli antichi egizi avevano statue con testa di mucca o cicogna. Parlando degli antichi egizi, mi è venuto in mente Moon Knight, la serie Marvel Cinematic Universe di Disney Plus. Ciò non implica però che le piramidi fossero grandi magazzini di fieno e pesce. Un po' scomodo però la scala qui, mannaggia.
Detto questo, hai mai sentito parlare della teoria della scimmia acquatica? Sinceramente no. Alcuni credono che il genere umano abbia trascorso una parte della propria preistoria africana in un habitat semiacquatico. Sarebbe questo il motivo per cui noi siamo gli unici primati glabri, con le dita unite da una membrana che si è retratta col tempo e uno strato di grasso isolante sotto la pelle. Finora avevo sempre pensato che fosse solo una teoria eterodossa, ma adesso...
Ehi, non so dove tu sia adesso, ma se ti trovi dalle parti di Muckingham, devi andartene subito, ok? Perché, Calvin? Il Monte Rushless potrebbe eruttare da un momento all'altro. Spero solo di fare in tempo a salvare i miei. Oh, attenzione, eruzione vulcanica?
Lavoro completato. Devi aiutarmi, ho fatto una cosa orribile e ora il mio amato aereo acrobatico sembra una gigantesca omelette con le ali. Bene, aiuteremo il nostro amico. Ma nel frattempo andiamo a vedere il timelapse. Grazie mille per il tuo aiuto con la statua, siamo sbalorditi. Eravamo già stupefatti dalla statua, figurati da quel raggio di luce diretto al vulcano. C'è così tanto da scoprire su questa popolazione. Che diavolo erano? Davvero un grande mistero, guru dell'acqua. E ho la sensazione che nelle prossime missioni scopriremo di più su questa civiltà. Nel prossimo video andremo a pulire l'aereo acrobatico, ma per questo è tutto, quindi io vi ricordo di mettere un mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!